La Commissione europea ha fissato in una crescita dello 0,2% appunto la previsione di crescita per il 2019 per l'Italia, dopo che l'Ufficio parlamentare di bilancio l'ha fissata allo 0,4%, la FMI e Banca Italia allo 0,6%. Il governo non può più urlare al complotto dei poteri forti che non credono nel 2019 come nell'anno bellissimo di crescita economica dell'Italia. Un anno in cui il governo stesso ha previsto una crescita all'1% in legge di bilancio che non sarà rispettata e purtroppo rischia di essere appunto molto molto inferiore andando verso la recessione. Questo accade perché le aziende smettono di assumere e smettono di investire, e smettono di assumere e di investire perché manca la fiducia. La fiducia è quella in un governo che dovrebbe lavorare per le imprese, per la crescita economica, ma che doveva tagliare le tasse, non le ha tagliate, anzi le ha aumentate. Doveva cercare di incentivare gli investimenti privati interni ed esteri, invece ha tagliato gli incentivi a Industria 4.0 ed è completamente bloccata sulle grandi opere che sono appunto gli investimenti che servono al nostro paese. La TAV è qualcosa di surreale, abbiamo un ministro dello sviluppo economico che dice di preoccuparsi della Palermo-Catania o della Roma-Pescara come se questo fosse in contrapposizione con la TAV, che invece è un'opera strategica per le infrastrutture e per l'export del nostro paese. Nel decreto semplificazione e sostegno alle imprese non si è parlato di sostegno alle imprese in nessuna maniera. A proposito di export, non c'è nulla sulle esportazioni. Le esportazioni sono uno dei pilastri della nostra crescita economica, crescevano del 7% nel 2017, sono adesso crollate al più 1,8%. Questo è un esempio di un governo che non ha lungimiranza, di un governo che pensa di far crescere il paese con misure che sono invece assistenzialiste, come il reddito di cittadinanza o come la quota 100 per le pensioni. Purtroppo non c'è nessuna evidenza empirica per cui mandare prima delle persone in pensione voglia far aumentare l'occupazione sui giovani. Abbiamo però l'evidenza empirica di un governo che con il decreto dignità ha fatto crollare l'occupazione di 76.000 posti di lavoro, 123.000 posti di lavoro in meno a tempo indeterminato, 84.000 precari in più. Un governo che è molto bravo a usare degli slogan, a fare propaganda, ma che non ha una visione industriale per il paese. Purtroppo i numeri sono aridi, ma i numeri parlano e fotografano una realtà che va oltre la propaganda di chi fa politica in maniera così cialtronesca.